Ecco il bastardo che mi ha ucciso prima. E il creeper che vuole uccidere adesso. Ah! Lo scheletro stava combattendo contro il creeper stesso. Che cacchio è? Uno spawn di scheletri ci sono. E no! Oh mio Dio, cosa avevo dietro le spalle? Un fottutissimo creeper. Ebbene, sono passati ben 3 giorni. Non che io abbia giocato 3 giorni a questo gioco, però sono stato 3 giorni e ci ho giocato random un po' così. E sono riuscito a raccogliere un po' di materiali. Qua schifezze varie. Ho fatto un quartz grindstone che va a mano. Qua con una cesta a fianco dei barrel. E qui sotto ci sono le miniere dove ho estirpato i materiali. Ma adesso sono stufo di dove cacchio è andato il creeper? Sono stufo di usare, fare tutto a mano. E quindi voglio iniziare a craftarmi un bel po' di pezzi dell'Ender. Io infatti qua avevo il, come si chiama, il sawmill e l'alloy smelter. Quindi questo qui lo dovremo fare con dell'iron e delle iron bars. Facciamoci prima delle iron bars 16. Penso che bastino 16 per adesso. Vediamo un po'. Allora, questi ne dovremmo fare 2. Ok, ce ne vengono fuori 2. Ottimo. Poi per fare il so mi serve della flint. Io ne ho raccolto un po' di flint, ma solo 2 pezzi. Ah, pensavo che era... Ah, eccolo qua. Ah, ok, abbiamo. Abbiamo tutto. Calmi, abbiamo tutto. Fermi là. Allora, sawmill. Ah, ci serve il pistons. Il piston che non possiamo fare solo perché non abbiamo cobblestone qua all'interno, ma ne abbiamo una bizzeffa qui. Quindi io penso che uno stack vada più che bene. E ci facciamo il pistone. Il pistone, ci manca redstone. Scusa, perché non me lo fai? Ah, la legna, è vero. Che scemo che sono. La legna, c'è la legna lì sopra. Ecco perché non me lo dava. Legna, ne ho 2 pezzi. Mi brucio questo e ne faccio degli altri. Che colore è? Con un pezzo di ferro qua. E mi dai il pistone. Ah, pensavo che me ero consumato tutto il... Vabbè. Quindi, ritorniamo al sawmill. Ce lo possiamo fare tranquillamente. Ok, abbiamo il nostro primo sawmill, l'alloy smelter. Ci serve delle fornaci, un calderone. Porca miseria, mi sa che questo non ce la facciamo a fare. Porca miseria, ci manca il ferro. Porca di quella porca miseria. Se io metto il mio amatissimo sawmill qua e quel... lo steam engine che abbiamo rubato, lo mettessi qui dietro. Non me lo fa mettere. Ah, adesso sì. Funziona? Funzionerebbe? Giustamente dobbiamo avere un secchio per poter trasportare l'acqua. Quindi non mi dire che non abbiamo nemmeno 3 pezzettini di... Ah, giusto 3 pezzettini di ferro. E ci facciamo un secchio con questi 3 pezzettini di ferro. Poi fanculo il resto. Ok, ho paura del creeper che sta qua fuori. Quindi io adesso non vorrei farmi chissà che, ma almeno in una... sì, ci vuole, anche se in cobblestone, però me la faccio lo stesso. Riesco e scappo via. Ecco, lo sapevo. Mi ha rovinato tutto il... Ok, allora, acqua, ci serve acqua, abbiamo detto. Acqua. Prendo qui. E carbone, dovrebbe servire solo acqua e carbone. Chiudiamo, non vorrei che arrivasse un altro creeper. Bene, l'acqua c'è. Altra acqua qui. La prendo qua così diventa infinita. Okay. Dovrei fare dell'acqua infinita dentro. Volendola potrei fare poi a questo punto, scusami. Se invece di andare avanti e indietro, adesso mi faccio un bel pozzetto qui. Così, così. E così per forza. Così vado a mettere l'acqua qua.
Così. Ok, abbiamo acqua infinita e possiamo riempire il nostro motore. Vediamo. Ok, pieno. Poi noi qui avevamo del Coal Cook, infatti, che è molto più potente del Coal normale. E lo andiamo a mettere dentro. E credo che serva una leva per azionare il tutto. Ok, ci mettiamo anche la leva. Ok, si è acceso. Vedete? Sta bruciando. Il vapore inizia ad arrivare. Teoricamente dovrebbe generare energia, però non so se il sawmill riceve energia. Quindi teoricamente se io facessi una cosa del genere. E poi mettessi qua entrata e uscita, lui prende le cose e poi me le butto direttamente sopra. Vediamo se si carica. Sì, se non erro dovresta, cioè dovrebbe caricare. Sì, si carica, prende energia. Ok, l'unica cosa è che questo motore è pericoloso, che se si surriscalda, che finisce l'acqua, si surriscalda, esplode. Esplode, sì. Ok, non ho materiali da poter macinare per poterlo testare, però va bene così. Iniziare penso che vada più che bene. Ok, scendiamo di nuovo giù, magari in modo più in fretta, qua dove sono morto varie volte. Miniera, ahia, e vediamo se riusciamo a trovare qualche altro materiale. Allora, qui sono sceso fino alla bedrock, però non trovo chissà che alla bedrock. Quindi magari potrei fare tipo una cosa del genere e continuare su questo lato. E infatti trovo del ferro, dell'oro. Ottimo, potremo anche già testare il nostro macchinario. Andiamo giusto un altro poco avanti, vediamo. Lapislazzuli. E del silver. Sì, silver. Dentro buio. Allora, mettiamo un bel po' di torce. Vorrei che spawnasse qualcuno. E saliamo di nuovo sopra, così vediamo un po' se funziona il nostro macchinario. Allora, casa. Teleporting. Ok, c'ha pochissima energia. Però dovrebbe teoricamente funzionare. Ok, lui l'ha raccolto, finita l'energia. Anche perché questo motore dovete pensare che poi man mano, quando aumenta la temperatura, diventa più efficace, diciamo, da più RF. Però comunque sono pochissimi. Un solar generator, è un generatore così, tipo quelli là che bruciano carbone. Invece di fare questo che serve un blocco di diamante, potremmo fare. Ci sono i generatori. Generator. Potremmo fare quello classico, diciamo questo qui, il furnace generator. E si serve dell'iron, oddio. Invece questo normale è sempre due pezzi. Non abbiamo nemmeno due pezzi di iron, quindi devo ritornare in miniera a cercare il fottutissimo iron. Per adesso dobbiamo arrangiarci con questo motore. Ok, me l'ha fatti. Infatti me l'ha buttati sopra. Ottimo, quindi io gli butto il silver, lui me lo macina, me lo fa e me lo butta in automatico sempre sopra. Ok, il motore è arrivato al massimo, quindi adesso sta generando molti più RF teoricamente. Quando siamo arrivati qua, prima di arrivare qua più che altro, io mi ricordo che c'era gente che brucia. Un creeper. Io vado via. Scappo. Non ho un'armatura, non ho un Kaiser. E infatti c'è, diciamo, una miniera aperta! Bastardo, questo mi stavo per buttare giù, me lo sentivo. Voglio distruggere anche sto creeper prima che lui mi distrugga. Vai! Abbiamo anche la testa di creeper. Qua che, vabbè, non ci interessa. Cervelli e robe varie. Un elmetto. Noi non ce l'abbiamo. Mettiamocelo. Ok, qui abbiamo una miniera. Teoricamente una miniera. Come si dice? Quelle cose che. Oh, eccolo qui. Sì, vabbè, anche gli scheletri. Cioè, questi sono pericolosissimi. Per di più c'è anche un creeper.
Oddio! Che lag! E non sto su un server! Per di più che devo giù. Qua vedo solo copper alla fine. Ferro, eccolo, il ferro, il tanto amato ferro. Riusciamo a saltare giù. Scendiamo lentamente. Beh, ci troviamo, prendiamo anche il copper. Che non ne abbiamo nemmeno un po' di copper. Io essendo... avendo scavato giù, noi essendo, avendo scavato molto giù in basso, mi sono trovato senza nemmeno un po' di copper. Ne ho preso giusto un po', ma proprio pochissimo alla fine. Quindi questa altezza qua teoricamente dovrei trovare molto copper e molto ferro, cioè quello che ci serve. Faccio così. Ma però sta flint rompe proprio, che palle. Vediamo se faccio così e mi scende giù la flint. Devo scendere così, devo andare così, non dovrei avere problemi di flint. Allora, se io premo F7 mi fa le linee, ok, qua spawnano mob. Se mi allontano, anche qui. Allora, mi trovo qui, mi butto direttamente giù, mi prendo anche quest'altro copper. Se permetti. Che mo all'inizio serve, cioè nel senso ti serve, te lo prendi. Poi arrivi a un certo punto che copper non te ne fai più una cippa e lo lasci. Adesso qualsiasi materiale è ottimo. Questo che cos'è? Apatite. Questa è buona, mi sembra, per concimare l'apatite. E quando ne trovi un po', ne trovi a bizzeffe, diciamo, quando trovi... Che cacchio sono sei rumori? Blaze, quello lì di... Come si chiama? Blaze di sabbia. Coal ci serve assolutamente. Se sentiremo un'esplosione sarà esploso il motore che abbiamo lasciato sopra in casa. Se qualcuno si stia domandando come ho fatto ad avere questo piccone rosso, ma ho usato le gemme, classiche gemme. Invece, visto che il ferro mi serviva, no, questo è anche più veloce del ferro. E ho utilizzato le gemme, sono altrimenti che utilizzo nei file quelle gemme, se non così. Ok, poi ho visto che lì c'è altro... ferro! Ah, tanto ferro! Ok, oltre a qui l'ho visto anche sopra. Non lo so, questa modpack non mette tanti ore, diciamo. Sono pochi. È lì sopra. Come ci arrivo? Così. Scavando. Così. Anche se ci dovrebbero stare gli ore quelli compressi. Vabbè, poi è solo l'inizio. Poi mentre non ci facciamo un bel query, lo mettiamo a scavare. E chi si è visto, si è visto. Ah, no, besta. Eccolo qua, vedete? Il Dense Coal. Dove in un piccolo quadrato ne escono addirittura 4 pezzi di carbone. Ci sono Dense Diamond, Dense Copper. Cioè tutti gli ore possono avere... ci può essere una piccola percentuale che escano dance. No dance come in senso di musica dance, ma densi. Mi vado a prendere anche questo altro po' di copper, ovviamente. Poi ho visto qualcosa anche lì. Allora, dopo questa breve interruzione, per voi durata forse pochi secondi. Ah, me l'ha bruciato. Ritorniamo qua. Quasi quasi la chiuderei proprio. E mi prendo questo po' di colla che sta qui sotto. Perché ho paura che qualche mob mi spinge sopra e faccia una brutta fine.
Una miniera e ci sono mostri. Per di più creeper. Riesce a salire il creeper? No, non riesce a salire. Quindi direi che fin quanto sto qua sopra sono sicuro. Mi stai dicendo questo? È questo che mi stai narrando? Ecco. So cosa andando sulla lava. Però c'è tanto materiale, tante robe. Io ho visto il ferro là sopra, ma effettivamente qui c'è molto molto di più. Molto altro. E molto molto ancora. E c'è anche un altro creeper. Yoku! E che cos'è, la festa dei creeper? È questo che mi stai narrando? E man mano il buco si allarga qui, signore e signori. C'è qualche altro creeper? Ho finito anche il cibo. Ma adesso moriremo di fame addirittura. Mi lancio. Che dite? Mi lancio. Sì. Ci serve materiale. Lanciamoci. Ogni tanto guardiamoci le spalle. Che cacchio è? Oh! Me l'ho distratto! Non è giusto! Porca miseria! Questo sta quasi esplodendo. Questo si è quasi caricato. Io lo stacco. Allora, mi ero distratto un attimo e mi hanno fatto fuori. Lo so che in queste condizioni non potevo distrarmi, ma l'ho fatto lo stesso. Voglio almeno farmi un qualcosa. Ecco, una spada. Almeno quella me la devo fare. Tac. E posso teleportarmi al posto in cui sono morto. Ma adesso lì ci troverò i mostri. Ecco il bastardo che mi ha ucciso prima. E il creeper che mi vuole uccidere adesso. Ah, lo scheletro stava combattendo contro il creeper stesso. Che cacchio è? Uno spawn di scheletri ci sono. E no! Cadono scheletri come se non ci fosse un domani lì sotto. Cioè se c'è uno spawn di scheletri. Bastardo. No! Che cacchio! Guarda che cacchio sono! Degli scheletri senza frecce! Tipo zombie! Morite! Mi hanno chiuso! Morirete tutti. Ce ne sono ancora. Ma sto bastardo di pipistrello, che cacchio vuole che mi spinge, si butta avanti. Guarda come scendono, guarda come scendono. Spawnano da qualche... c'è uno spawn, per forza un qualcosa, non lo so. Devo mettere le torce, devo armarmi. Però se io riesco ad arrivare qua e rompere questo tutto prima che arriva il creeper, non ce la farò mai. No, 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 non esplodere lì. C'è tutto quello che ho, tutto quello che ho raccolto fino adesso. È arrivato un altro scheletro, lo sapevo. Anzi, due alla volta ne arrivano. Questo è il bello. Cioè, se mi toccano sono morto, eh. Se mi toccano sono morto. Se mi toccano sono di nuovo morto per l'ennesima volta. Se avessi una spada. Una qualunque spada. Porca miseria. Devo rifarmi la spada. Allora, uno di questo.
Voglio farmi una spada un po' più potente, può darsi che riesca in qualche modo a distruggerli. Quasi quasi vorrei mangiare, ma non ho niente da mangiare, questo è il bello, e ritornerei di nuovo dove sono morto la prima volta, qui. Eccoli qua. Ah, adesso morirete tutti. Se riesco a rompere questa, sperando che non arrivi un creeper da dietro come prima. No, voglio fare la cosa qui. Questa. Ah, devo rompere qua. Ecco perché. Allora, andiamo subito a casa, sinceramente. Ah. Oh, Dio mio. Allora, per prima cosa non ci serve ferro. Ok, prendi il ferro, poi tutto il resto lo puoi lavorare come vuoi tu. Azioniamo questo e ci mettiamo anche le cose addosso. Devo uccidere qualche mostro per poter mangiare. Vediamo un po' cosa c'è qua. Colpo speciale! Ok, penso che questi bastino. Torniamo a casa. questi non li rimango perché voglio ritornare lì. Ottimo. E mi devo cuocere un po' di cose. Questo e questi di polli porolli. Questi non so che cos'è, però me li conservo, non fa niente. Bene, qua mi sta finendo di macinare tutto. Bravo, lavora così. Bravo il mio macinino. Vai così, vai. Aspettiamo che recuperiamo un po' di vita. Voglio andare a vedere là perché spawnavano tutti quegli scheletri. Non penso che già stavano lì sotto. Ok, due me li porto. Tanto ci sono due pezzi di pollo qui. Andiamo a vedere. Dai, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Teleporto. Ok. E poi ci sono un sacco di materiali. Spawnavano qua. E qua non vedo un Kaiser. Cioè da qui io li vedevo scendere giù. Non vorrei che fosse stesse qualcosa qui sotto. E qua non ho perso niente, vabbè. Noi ci andiamo a prendere i nostri materiali. Allora, perché? Altro ferro. Ok, poi cos'è? Apatite, vabbè, ci andiamo giusto un po'. Che non è che ci interessa più di tanto adesso. Ottimo. Il secchio non l'ho portato, sennò quasi così mi sarei preso un po' di lava. Ok, io la chiudo qui la lava perché è pericoloso, specialmente se arriva un creeper dietro, qualche scheletro con le frecce e mi lancia nella lava. Quello lancia le frecce, il bastardo, hai capito? Da lì che spiazzale grande che c'è. Non lo guardare, non lo guardare. Bastardo. Stavo mettendo una torcia perché non ci vedo un Kaiser. Ok. Voglio mettere anche la torcia qui. Una torcia qui. E infatti lo sapevo c'era qualcuno. Vabbè, è bloccato, è bloccato. Dai, per adesso è bloccato. Quindi noi ci limitiamo a prendere ciò che ci serve. Però sai che ci servirebbero delle Enderpearl? C'ho della cobblestone, sì. Voglio provare a fare una cosa. Allora, del tipo, se io facessi così. Aia! Aia! Mi ha fatto scappare l'Enderman! Sto scemo! Io lo voglio rinchiudere qui e riempire di mazzate. Cioè, tanto stanno facendo questi. Sono riusciti a combattere la corrente. Guarda, ma quante ne vengono? Qua quanti ce ne sono? Adesso non sono più controcorrente. Ah! L'ho distrutto.
Tu zombie, morirai nella lava. Ah, qui non c'è più nessuno. Bene, posso con calma prendere i materiali, perché è tutto chiuso. Ah no, c'è un buco qui. Infatti ci sono i nostri amici. E qui la miniera scende di parecchio. Bene. Aia. Ah, togliamo stacco che dà fastidio. Trovo da qui quanti materiali. Dovrei chiudermi e rimanere qui dentro. Dov'è? Dov'è questo zombie? I blade di ghiaccio. Aia. Sto morendo. Io direi di tornare a casa. Non abbiamo un kite, cioè non abbiamo un'armatura. Subito ci distruggono. Quindi ci buttiamo anche questo qui dentro. Almeno abbiamo un sacco di ferro. Solo che lo dobbiamo cuocere questo ferro. Qua 40 polverine, mamma mia. Ho voglia di avere ferro. Pam pam. Dai ferro, dai. Beh ragazzi, allora voglio vedere un po' le vostre reazioni su questo gioco. Se volete che continui, cioè che continua questa serie, me lo scrivete cortesemente nei commenti. Magari se volete vedere più miniera, se volete più vedere il reparto tecnico, cioè come si crafta, quando farò degli impianti, magari lo farò da solo tutta questa zona qui, fin quando non raccoglierò un sacco di materiali. Non so cosa ho fatto. Sei riuscito, ok. Raccoglierò tutti i materiali, robe varie. Scrivetemi come tutto quello che volete, che magari possa piacervi di più la serie. E da Zerk è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, Minecraft in solo.